un'occasione doppia, una mostra doppia, vedete, con un'occasione doppia, non di confronto, perché si tratta naturalmente di opere molto diverse, di due artisti molto diversi l'uno dall'altro. È un'occasione per ricordare a breve tempo dalla scomparsa il nostro Cornelio, perché era una delle nostre figure di riferimento della cultura artistica cremonese, era un grande amico, era una persona di animo grande, una persona speciale che ricordiamo tutti con grande affetto e con grande commozione. E lo ricordiamo a maggior ragione attraverso le opere, le ultime opere della sua produzione, perché testimoniano una vitalità e una sensibilità che non si è mai smentita attraverso i decenni. Non è facile essere figli d'arte, ve lo posso assicurare. O si batte una pista diversa o si rischia sempre di andare a sbattere la testa nel confronto con l'altro che ci ha preceduto. Cornelio aveva un padre che era stato pittore, oltre che fotografo, e pittore anche di valore. Eppure ha saputo ricavarsi un suo spazio e ha una cifra inconfondibile nella sua pittura, soprattutto per il cromatismo, per questa sua abilità nel mescolare i colori, nell'elaborare delle fantasie cromatiche di grande sapore e di grande brillantezza. Lo vedete anche nelle opere che abbiamo qua, la maggioranza sono paesaggi, ma questo non toglie, mostrano come andando avanti con il lavoro di elaborazione del linguaggio che è tipico degli artisti, nella sua maturità più tarda, Cornelio stesse arrivando a una sorta di poesia informale della macchia, ed è qualcosa di veramente interessante. I piccoli studi che Caterina ha portato per questa mostra, così come le opere maggiori, dove dimenticano il legame con la realtà, arrivano a degli effetti veramente sorprendenti. E anche quando sono legati alla realtà mostrano quella grande sensibilità per la luce e per il colore che era sua caratteristica. Nell'altra metà, l'altra metà del cielo, è Paola Moglia che presenta alcune delle opere presentate recentemente in Battistero e altre opere nuove compiute dopo quell'incontro con i cultori d'arte cremonesi e con il pubblico cremonese. E naturalmente qui siamo in piena area informale, siamo fuori da quello che è il discorso di una iconografia, di un linguaggio iconico, di un linguaggio disegnativo, è un linguaggio di gestualità, è un linguaggio in cui la materia si aggroviglia, si sedimenta, sale l'una sulla testa dell'altra, si increspa e si incresta a formare delle figurazioni che suggeriscono comunque un approccio al reale, ma che sono una forma mediata della realtà che è elaborata mentalmente, per cui è qualcosa di completamente diverso. Però la grande luminosità, la grande sensibilità anche qui al colore forte, è questo un apparentamento con l'opera di Cornelio, mentre in Cornelio i colori forti sono fondi, sono maschili, sono potenti, in Paola sono leggeri, esplosivi, un po' come lei insomma, un po' incasinati, e quindi c'è questa sensibilità tutta fremiti che è totalmente femminile. Quindi è bello che questa mostra quest'anno veda due mondi paralleli, alla fine poi destinati a incrociarsi in questi elementi che l'arte rende visibili. Io mi auguro che vi piacciono queste proposte, che le gradiate e soprattutto che riusciate a sopravvivere a questa torrida estate.